Non è la prima volta che sentiamo parlare di Taryn Power, sorella di Romina Power. La zia di Ilenia Carrisi a quanto pare sa parecchie cose sulla nipote. Taryn Power, sorella di Romina, ha rotto il silenzio su uno degli argomenti più delicati per la famiglia Carrisi. La scomparsa della nipote Ilenia Carrisi. La sua versione dei fatti è piuttosto sconcertante. Ecco cosa ha raccontato in una vecchia intervista. Taryn, la verità su Ilenia. Ilenia Carrisi è sparita, e non si ha più alcuna notizia su di lei da 25 anni. La zia Taryn, sorella di Romina Power, ha voluto rilasciare una intervistata diverso tempo fa in cui parlava del rapporto speciale che la legava alla ragazza. L'ultima volta che aveva visto la nipote era stato a Cellino San Marco, nella tenuta di famiglia. In quella occasione, Taryn fece visita alla sorella e al cantante. Era l'estate del 1992, poco prima della scomparsa. Alla zia, la ragazza confessò due punti. Ilenia mi disse che voleva andare a studiare negli Stati Uniti, ma che Albano non l'avrebbe lasciata andare ed era molto frustrata per questo. A volte pensavo che fosse troppo duro con lei, ma a volte ciò che facciamo è il risultato di ciò che abbiamo vissuto. Probabilmente Albano temeva di perdere la figlia, di non assicurarle il futuro che sperava, il futuro più luminoso. Ma i ragazzi giovani hanno la testa dura e vogliono fare sempre come credono. È la storia del convento in Arizona. Tempo fa circolava la voce secondo la quale Ilenia si trovasse in un convento in Arizona. Ma Taryn decise di telefonare per ottenere delle informazioni. Innanzitutto non si trattava di un convento bensì di un monastero. Chiamò la direttrice del monastero, e presto arrivò la conferma. Ilenia non era lì. Su di lei solo un pettegolezzo come molti altri che si sono succeduti nel tempo. Intanto la scomparsa della ragazza continua ad essere avvolta nell'ombra. Eppure i due credono ancora, in fondo al cuore, che la ragazza possa essere viva e che un giorno possa tornare da loro. Per adesso tutte le voci su di lei si sono rivelate infondate. Quindi secondo Taryn dopo la ragazza si è allontanata spontaneamente, e ha voluto rifarsi una vita altrove. La chiamata al monastero non ha fatto altro che rivelarsi l'ennesimo buco nell'acqua.